Che cosa ne pensi di Social Dilemma di Netflix? Allora, innanzitutto, che cos'è Social Dilemma? Social Dilemma è un documentario di Netflix molto interessante, vallo a vedere se ancora non lo avessi visto. Di che cosa parla? Parla di come i social network, e nello specifico chi gestisce i social network, ci manipolino in modo clamoroso. Ed è, secondo me, un attacco molto sfrontato, molto importante, molto intenso nei confronti dei social network in modo specifico, ma di internet in modo secondario. Innanzitutto, teniamo in considerazione questa cosa. Le società ad oggi con più alta capitalizzazione, quindi le società più ricche del mondo, sicuramente Apple, sicuramente Facebook, sicuramente Amazon, sicuramente Alibaba. Il concetto è che tutte le aziende sono aziende tech che operano su internet, il cui core business è incentrato su internet. Questo perché? Perché internet è il nuovo sacro graal, ok? Internet è tutto. Internet è la nuova TV, è la nuova radio, la nuova carta stampata, è media, è informazione, è educazione, è condivisione, è intrattenimento, è tutto. Quindi, dicevamo, Social Dilemma critica in modo anche razionale e con delle ragioni anche più che sostenibili il fatto che i social, nello specifico, e le aziende tech che operano su internet ci manipolino in modo clamoroso. La mia opinione è questa: sicuramente c'è una capacità e un giocare molto su questo fattore di acquisire e gestire nel modo più assoluto la nostra attenzione. Ok, l'attenzione è la nuova moneta, è il nuovo oro. Sicuramente questo è il downside, ok? Questa tensione costante del vivere aspettando la prossima notifica, il prossimo suono, la prossima vibrazione e questa FOMO, se non sbaglio, fear of missing out, questo senso identitario di voler essere sempre costantemente connessi e in interazione con le persone. Ovviamente questa è una dinamica come qualsiasi altra dinamica relazionale, umana e psicologica, se portata all'estremo, controproducente e anche distruttiva. Però dall'altra parte dobbiamo considerare che internet, lo abbiamo già anticipato, innanzitutto è una miniera d'oro, ma è uno strumento potentissimo, è la rivoluzione più grande che c'è stata dopo, non so neanche dirvi che cosa, non posso neanche dirvi la radio perché non credo che la radio del 1920 o 30, quando fu inventata, ebbe l'impatto che oggi è internet. Quindi dobbiamo mettere sul contropiatto della bilancia il fatto che comunque oggi internet ci dà tantissimo, ci dà informazione gratuita, ci dà la possibilità di costruire una carriera, ci dà la possibilità di arricchirci, ma ancora, in modo più importante, ci dà la possibilità di creare un impatto sulle persone, di educare le persone, di condividere una mission, una purpose, i nostri valori, le nostre credenze, di reinterpretare la realtà e dare quella che è la nostra visione e prospettiva della realtà alla nostra community. Quindi internet è clamoroso. Ora, il discorso della manipolazione. Ricordiamoci che internet o i social, in questo caso specifico, sono uno strumento e abusarne o non abusarne è una nostra responsabilità. È parzialmente vera l'accusa posta da Social Dilemma, è anche, come dire, comprovata a livello statistico, a livello scientifico, a livello biochimico, di come funzionano le regioni del nostro cervello alla ricerca costante di dopamina. Però ricordiamoci che nessuno ci punta una pistola addosso e ci dice: guarda, devi tenere 24 ore acceso il telefono o devi essere costantemente su Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp, eccetera, eccetera. Vi faccio un esempio molto concreto. Soprattutto gli amici mi criticano tantissimo perché sono eternamente scollegato dai social, dagli applicativi, da WhatsApp e via dicendo. Ed è abbastanza paradossale perché io con i social ci lavoro. È quello che mi permette di vivere, di viaggiare, di realizzare i miei sogni, bla bla bla. Io sui social ci passo pochissimo tempo, eccetto che per lavoro. Passo del tempo per creare dei contenuti, passo del tempo per condividere dei contenuti, passo del tempo per consumare dei contenuti. Attenzione, amo totalmente i contenuti educativi, non profondamente quelli di intrattenimento. Anch'io guardo Netflix, però non è il mio main focus. Anzi, diciamo che l'intrattenimento nell'arco di una settimana è sicuramente bassissimo. Non so dirvi la quantità, però è veramente basso. Quindi, il mio invito per te è il seguente. Semplicemente, tutti ora abbiamo all'interno del nostro iPhone o qualsiasi altro smartphone utilizzi l'applicazione Tempi di utilizzo che ci dice esattamente quanto tempo abbiamo passato sullo smartphone e su quali applicazioni nello specifico. Una volta che visualizzi e hai di fronte a te il tempo di utilizzo del tuo cellulare e fai una statistica settimanale, magari non farla quotidiana, la fai settimanale, ti puoi rendere conto di quanto probabilmente abusi del tuo smartphone e delle sue applicazioni. Quindi sta a te
creare un distacco. Sta a te avere la consapevolezza e la giusta razionalità per dire: ok, oggi ho passato 30 minuti davanti a Instagram, è più che sufficiente. Il resto del tempo lo dedico, non so, a delle relazioni, alla mia fidanzata, al mio fidanzato, a educarmi, a creare contenuti e via dicendo. Per sintetizzare la risposta, cosa ne pensi di Social Dilemma, è indiscutibilmente vero, però ricordiamoci che internet, i social e quant'altro sono uno strumento e sta alla nostra intelligenza, alla nostra sensibilità, alla nostra consapevolezza utilizzarli nel modo più giusto per noi.